Amici 22, anticipazioni, ecco chi i due allievi al ballottaggio. Le anticipazioni della quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi hanno svelato chi è arrivato al ballottaggio finale, si tratta di Remone e Cricca. Chi tra di loro dovrà abbandonare per sempre il talent show? Non resta che attendere la puntata di sabato 22 aprile per scoprirlo. Quando Maria De Filippi svelerà il risultato finale in casetta agli allievi, senza la presenza del pubblico in studio. Intanto, scopriamo con le anticipazioni riportate da Super Guida TV cosa è accaduto durante la registrazione di oggi 20 aprile. Ospiti della puntata sono stati Enrico Brignano e una vecchia conoscenza del programma. La cantante Gaia Gozzi, che ha presentato il suo nuovo singolo, Estasi. Per scegliere la squadra a cui far iniziare le danze questa volta i giudici hanno dovuto esibirsi con delle inaspettate performance, Michele Bravi sulle note di Orson, Giuseppe Gioffre sulle note di Roxanne e Cristiano Malgioglio sulle note di Lady Marmalade. La vittoria è andata a Cristiano Malgioglio, che ha scelto la busta che ha decretato la prima squadra a scendere in campo. Dopodiché, è stato dato il via alla prima manche, la prima squadra estratta è stata quella formata da Raimondo Todaro e Arisa. I quali hanno deciso di sfidare il team di Cerbi e Celentano. Ha vinto la squadra di Raimondo e Arisa, che hanno scelto di mandare al ballottaggio Remone e Aaron. Alla fine, Remone è stato scelto come primo eliminato provvisorio. A proposito di Remone, Malgioglio si è scontrato ancora una volta con la maestra Celentano a causa del suo allievo, secondo il giudice. Il ballerino farebbe sempre le stesse cose. Dopodiché, Cristiano ha avuto anche un momento di commozione sentendo la performance di Wax, che ha scritto delle barre sulla violenza sulle donne quando ha cantato Ti regalerò una rosa. Per la seconda manche, Arisa e Todaro hanno deciso di sfidare Cuccarini e Di Maniello, perdendo. Al ballottaggio sono inizialmente finiti Wax e Mattia, che ha ballato Tutti i frutti. Alla fine è stato scelto come secondo eliminato provvisorio Mattia. Protagoniste della terza manche sono state le squadre Cuccarini e Di Maniello vs Celentano e Cerbi. Durante le sfide c'è stato un momento di commozione per Giuseppe Gioffre, il ballerino. Vedendo l'esibizione di Isobel con le foto della sua famiglia, si è emozionato dato che entrambi vivono la stessa situazione di lontananza dai propri cari. Alla fine, hanno vinto Celentano e Cerbi, che hanno mandato al ballottaggio Cricca e Angelina. I due cantanti si sono poi esibiti con i loro nuovi inediti, Australia per Cricca e Ci pensiamo domani per Angelina. I giudici hanno scelto di eliminare provvisoriamente Cricca. Sono finiti, dunque, al ballottaggio Cricca, Remone e Mattia. Mattia ha ballato una coreo contaminata. Remone si è esibito sulle note di Cercavo amore, mentre Cricca ha cantato Le tasche piene di sassi. Tra i tre, è stato salvato per primo il ballerino di latinoamericano, Mattia. Pertanto, in casetta 1 tra Remone e Cricca ha lasciato definitivamente il talent show di Maria De Filippi, dopo l'uscita di Federica Andreani. La prova team è stata vinta, questa volta, da Angelina. La ballerina accompagnatrice di Mattia Cenzola, Benedetta, era assente perché è malata. Durante il guanto di sfida tra i professori, non c'è stato nessun vincitore. Lorella Cuccarini e Di Maniello hanno ballato medley anni 70 e Lorella ha iniziato la coreografia appesa ad una pala da disco. Arisa ha cantato I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston su un cubo, mentre Todaro ballava con i professionisti di Amici 22. Cerbi e Celentano hanno preparato un medley della Carrà, con la maestra vestita da Raffaella e Rudy da Pedro. Nome della famosa canzone dell'indimenticabile Raffaella. Alla fine, c'è stato un pareggio.